Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come promesso, oggi parliamo di Misery di Stephen King. Si tratta di un titolo non particolarmente lungo di King, diciamo che è tra i primi 20 più corti, con 380 pagine circa, poi chiaramente dipende dall'edizione. Il nostro protagonista è uno scrittore, Paul Sheldon, che è diventato molto molto famoso grazie a una saga che ha scritto, la saga di Misery. Infatti c'è un effetto un po' Frankenstein con questo libro, nel senso che a rigor di logica lo colleghiamo immediatamente al nome della protagonista femminile, un po' come Frankenstein lo colleghiamo al nome del mostro, quando invece Misery è il nome della protagonista del libro dentro al libro. Paul si trova nel Colorado, in una zona abbastanza sperduta, in un periodo invernale, un po' tra le montagne, ecco. Appena finito di scrivere il suo nuovo titolo, Bolide, totalmente separato da questa saga che lo ha reso famoso, e quindi per festeggiare decide di fare un giro in macchina. Purtroppo becca proprio la tormenta che lo fa non solo uscire di strada provocandogli delle ferite molto molto importanti a livello fisico, che lo rendono praticamente immobile. Inoltre la neve inizia molto velocemente a nascondere completamente la sua macchina. Per fortuna una signora, Annie, passa di lì e quindi lo salva, lo porta a casa sua, lo tiene in una stanza che gli riserva, la stanza degli ospiti, e quindi lo cura. Già da subito, però, noi insieme a Paul capiamo che Annie non è proprio solo una buona samaritana, perché lei si professa la fan numero uno di Paul, amante della saga di Misery, al punto di chiamare il suo maiale della sua fattoria Misery e al punto di possedere diverse copie e di aver letto diverse volte ciascun titolo della saga. Quando noi insieme a Paul iniziamo a dubitare della sanità mentale di Annie, arriva nel paesino appunto vicino dove Annie va a fare la spesa, viene finalmente messo sul mercato il nuovo volume della saga di Misery, l'ultimo volume della saga di Misery, e Paul ci confessa che lui ha ucciso Misery in questo titolo. Quando Annie lo scopre, non è per niente contenta. Da qui Paul si rende conto che quelli che prima erano soltanto dei dubbi sono reali. Lui è effettivamente stato sequestrato da questa donna. Non se ne può andare, sia perché questa donna è comunque gigantesca ed è molto forzuta e lo chiude nella stanza, ma anche perché lui in questo momento non può camminare, quindi ha anche delle difficoltà dal punto di vista fisico che gli impediscono di poter scappare, anche volendo. E quindi rimane sotto il potere e, diciamo, il buono e cattivo tempo che Annie decide di fare. Lo trovo un titolo estremamente interessante, a me è piaciuto molto. Una caratteristica è sicuramente che per la maggior parte vediamo il punto di vista di Paul, cioè noi conosciamo veramente tanto Paul, che ci parla costantemente tramite il suo io, quindi facendo dei monologhi, però comunque ragiona davvero tanto e in realtà molti punti di suspense, di tensione, li viviamo proprio da quello che Paul ricorda se stesso. King è un autore che sperimenta tanto, non solo come generi, infatti non ha scritto solo horror, nonostante sia, diciamo, la sua nicchia ciò per cui è particolarmente famoso. Nonostante ciò, di solito i suoi titoli presentano almeno uno, due o tre dei classici cliché alla Stephen King. Ormai è diventato quasi un meme il fatto che King, bene o male, in ogni titolo riesca a ficcarci dentro una o due cose che sono proprio caratteristiche della persona, dell'autore. Ovviamente non succede in ogni singolo titolo, ma in ogni titolo ne trovi almeno uno. Qui l'unico che mi viene in mente è il fatto che il protagonista sia uno scrittore, o comunque diciamo che tendenzialmente il protagonista o è uno scrittore o ha l'hobby della scrittura, e qui in questo caso è proprio uno scrittore, è proprio il suo mestiere. Nonostante ciò, è comunque un titolo secondo me molto unico. Prima di tutto perché, soprattutto per il periodo in cui lo ha pubblicato, in particolare nella fine degli anni 80, ancora oggi, ma soprattutto ai tempi, tendenzialmente, per quanto riguardava l'ambito della cultura popolare, dei cliché che si vedevano anche in televisione, difficilmente vedevi una donna in un contesto di violenza, una donna dominante. E quindi, nonostante sia ovviamente un personaggio totalmente fuori di testa, è comunque un personaggio secondo me molto molto interessante ed è scritta veramente bene. Anche perché, non credo di averlo mai raccontato sul canale, io ho avuto anni fa, ormai ne sono uscita per fortuna abbastanza rapidamente senza
particolari conseguenze, con qualche conseguenza ovviamente, ma niente di tragico. Sono uscita qualche anno fa da una relazione molto molto tossica, manipolatrice. In generale, molti atteggiamenti che io vedo in Annie li ho rivisti nella vita reale. Alcuni da questa persona che ho appena citato, altri da altre persone però di altri contesti che non voglio approfondire in questo momento. Quindi mi sento anche di dare un punto aggiuntivo all'autenticità del personaggio di Annie, che non solo è unico per i tempi e anche oggi, non solo è estremamente interessante perché è proprio particolare, ma inoltre è anche estremamente realistico. Una cosa che mi ha fatto innervosire durante la lettura, infatti ho aspettato un pochino prima di fare questa recensione, io ormai il libro l'ho finito da 3 o 4 giorni. Tendenzialmente il giorno che lo finisco o la sera oppure la mattina dopo registro i video. In questo caso ho dovuto ragionare un po' su questo punto perché non sapevo se fosse davvero un elemento negativo o invece una cosa che io non riuscissi a capire è entrambe, nel senso che un elemento che io non ho sopportato del personaggio di Paul è il fatto che lui molto spesso sfidi Annie, la prenda per scema, dia per scontato che Annie non si accorgerà perché Annie è un po' fuori di testa, quindi non si accorge di X e Y, che sono invece cose che con una persona non pazza, non fuori di testa, non ti verrebbe nemmeno di tentare. E in generale credo che sia ormai una nozione comune a livello sociale, nel momento in cui ti trovi in una situazione pericolosa, in cui hai davanti una persona che può, diciamo, appunto fare il bello e il cattivo tempo, soprattutto in base alle tue reazioni, credo che ad oggi sia più che normale nella testa di chiunque dare corda alla persona che hai di fronte, fingere e in un certo senso manipolarla, nel senso di fingere immediatamente un'immediata connessione con la persona, non andarle contro, darle ragione su tutto, fare quello che ti chiede immediatamente. Paul invece non lo fa ed è una cosa che io non ho sopportato. Perché è la parte secondo me che io all'inizio consideravo meno realistica. Poi però l'ho messo nel contesto, cioè un uomo di, non è specificato, però facciamo 30, 40 anni minimo, bianco in America, che fa un lavoro comunque molto proficuo dal punto di vista economico, perché si può permettere l'appartamentone gigante e via dicendo, soprattutto anche negli anni 80. Quindi è più che scontato che lui provasse costantemente questo senso, avesse questa mentalità guardando Annie, perché non solo c'è appunto un discorso di contesto storico in cui per moltissimi anni, ancora adesso, si fa fatica a livello sociale a rendersi conto che anche le donne possono fare violenza nei confronti degli uomini e questo esattamente come a parti inverse non dice niente sulla vittima, dice tutto sul carnefice. Ma nonostante questo, comunque negli anni 80, cioè io dubito davvero che chiunque avrebbe potuto prendere sul serio una donna che ti prende, ti chiude in uno sgabuzzino, ti chiude in una stanza e non ti fa andare via, semplicemente perché era il contesto. E quindi che un uomo adulto ai tempi, che raramente, da quello che noi vediamo nella storia, ovviamente, da quello che noi vediamo del personaggio, raramente si è trovato in situazioni davvero pericolose, ci sta che sia un po' stordito da questo punto di vista, che abbia una mentalità un po' più naif e che quindi non vada a pensare alla scelta più furba per il suo stesso benessere, ma cerca immediatamente di ottenere la soluzione, cioè di riuscire ad andarsene. E quindi è una cosa che a me ha dato fastidio, però contestualizzata è più che giusta, quindi mi ha dato fastidio semplicemente perché ho vissuto situazioni totalmente diverse e sono nata in un periodo diverso e sono nata sotto condizioni differenti e via dicendo. È vero che ci sono delle scene violente. Sono poche, nel senso che molte ci vengono fatte capire o ci vengono dette da Paul, ma non le viviamo insieme a Paul. Alcune sì e sono terribili. Si tratta di un horror psicologico. Sai che succederà qualcosa di brutto, non sai cosa. Anche banalmente è scritto nella sinossi, ripeto, quando Paul ci dice che Misery muore all'interno del libro e che quindi più che Annie va avanti, lei ogni volta entra nella stanza e si porta dietro il libro e lui vede il segnalibro e dice adesso è a metà libro. È a metà libro dopo, non mi ricordo, una giornata, quindi domani avrà finito, domani scoprirà che Misery muore. Sto facendo un esempio perché non me lo ricordo il preciso. Tu hai davvero effettivamente quell'ansia perché sai che succederà qualcosa, esattamente come Paul, ci arrivi, ma non sai cosa. La sinossi va un pochino più in avanti con la trama, però io mi fermo qui perché
secondo me già questo come incipit può farvi venire voglia di leggerlo o viceversa, e non serve avere più informazioni. Per quanto mi riguarda, secondo me in generale, potendo scegliere, serve il minimo indispensabile legato alla trama per interessarti, per capire se ti può piacere, dopodiché scoprirlo è bello, a prescindere che sia già esplicito o meno in altre forme. Critica vera e propria ne ho una sola ed è legata al finale. Non mi è piaciuto tantissimo, nel senso che mi aspettavo un altro tipo di finale e quando l'ho letto ho detto vabbè, ok, vuole andare in questa direzione, andrà in questa direzione, non è quella che mi sarebbe piaciuta a me, se ci penso non è quella che piace a me, ma comunque non lo so, sembra che manchi qualcosa. L'impressione che mi ha dato, che può essere veritiera o meno, ma è un'impressione, una sensazione, è che King abbia scritto questo finale dopo aver scritto tutto il resto, ma che sia anche passato un tot di tempo e quindi lui abbia un po' perso la fiamma originale, la scintilla originale, magari voleva già andare in quella direzione, ma lo ha scritto un po' per concluderlo. Questa è stata la mia impressione. È comunque un bel finale, però io l'ho sentito un po' più distaccato. Questo non significa che non dovete leggerlo. Quindi, concludendo, legato al libro, io mi sento di consigliarvelo, soprattutto se amate i thriller psicologici, considerando che c'è un po' comunque di violenza e non si tira indietro dal mostrarla. Adesso vorrei, visto che ormai è diventata un pochino una consuetudine del canale, parlarvi brevemente del film, perché credo che sia una delle volte più interessanti in cui vi parlo del film insieme al corrispettivo libro. Questo perché nella maggior parte dei casi, quando vediamo una trasposizione cinematografica di un romanzo, diciamo che i due lati per cui della bilancia, ok, su cui tendenzialmente si poggia il titolo sono o copiare in modo quasi pari pari il titolo originale, oppure storpiarlo completamente. Questo titolo sta nel mezzo, nel senso che se prendessimo la trama di Misery, molto molto semplificata, rassunta in 6 righe, le troveremmo qui. Però è totalmente diverso, è un'interpretazione totalmente diversa di tutto, perché la trama è sempre quella. Diciamo che i punti di svolta importanti sono differenti e in più cambiano i personaggi, perché mentre per Annie quasi un pochino ti dispiace nel libro, qui la vedi un pochino più narcisista e legata a un complesso di Dio. Mentre per Paul, che lo vedi un pochino più, appunto, come ho detto, un pochino più bambascione da questo punto di vista, un pochino più naif, qui invece immediatamente lui è molto più furbo, molto più sveglio, inizia subito a leccare i piedi ad Annie. Proprio per quello, proprio perché i personaggi sono differenti, cambia tutto, perché è ovvio che si comportano in modo differente. È una bellissima trasposizione perché prende l'animo, ma lo stravolge completamente. È come se fosse un what if, cioè io faccio un film perché, ma se Paul si fosse comportato così, cosa sarebbe successo? Ci faccio il film. Detto questo, fatemi sapere che ne pensate, se l'avete letto, se l'avete visto, se lo leggerete, se lo vedrete, insomma, tutte le varie combinazioni. A me sono piaciuti, mi sento di consigliarveli, vi lascio in descrizione i link per entrambi. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video.